La stessa procedura, prendiamo i primi tre agli, 1, 2 e 3. Diamo una piccola snervata in questo modo e possiamo sovrapporli. Cerchiamo di stare più serrati possibile. Quello centrale lo passiamo. Cerchiamo di stare più serrati perché è importante in questo modo. Quello centrale lo passiamo a di sopra. In questo modo, anche sovrapponendolo a quello che si trova sulla mia sinistra, gli facciamo fare un giro, lo saliamo un bel po', cerchiamo di essere più stretti possibile, e poi che facciamo? Facciamo passare sempre questo campo al di sotto di quello esterno sulla mia destra. Fatto ciò, possiamo passare quello sulla mia sinistra al centro e quello sulla mia destra sempre al centro. E abbiamo già creato la prima treccia, vedete? Adesso che facciamo? Seguendo sempre questa linea, mettiamo tutto vicino così. Questi due devono stare, vedete, in questo caso centrali, quindi li teniamo vicini. Poi che facciamo? Prendiamo quello esterno e lo giriamo sulla mia destra, mantenendo il centro in questo modo, e questo sulla mia sinistra, sulla mia destra lo metto al centro. Serriamo sempre, cerchiamo di essere più stretti possibili. Se ci fate caso, al centro rimangono sempre più pezzi e deve essere così, per un fatto anche di stabilità. Poi sempre sulla mia, metto sempre in linea in questo modo. Parto sempre, come vedete, se io facessi passare questo modo non andrebbe bene, quindi questo rimane sempre centrale e si tratta solamente di sovrapporre adesso quello sulla mia destra lo porta al centro, in questo modo, e quello sulla mia sinistra lo porta al centro e vado avanti sempre così. Adesso, se ci fate caso, abbiamo due centrali, vedete? Vado avanti, questo sempre rimane al centro, porto avanti sempre in questo modo, sovrapponendo e mettendo questo sempre adesso al centro qua. E si va avanti così a terminare tutti gli altri. Centrale, metto qua e metto qua. A un certo punto possiamo anche tirare poco poco in modo di renderli più compatti. Ecco, questo va in questo modo, giriamo completamente tutto. E questo esterno se ne va qua. Ecco, note che siamo arrivati al centro, vedete? Possiamo adesso fare la treccia. Si vede? Come se facesse una treccia normale, non è? Questa cosa è pratica. Possiamo girare, girare, girare in questo modo. Ad un certo punto possiamo adesso chiuderla. Quella centrale la possiamo mettere sotto. Poi facciamo un giro in questo modo, vedete? Utilizziamo, adesso per un fatto tecnico devo fare così, lo devo appoggiare sul tavolo per farvelo vedere. Vedete, a un certo punto possiamo fare un paio di giri così e poi fare dei nodi, diciamo anche un paio così.
Tiriamo un po'. Facciamo un giro, possiamo fare dei nodi in questo modo. Quando sono abbastanza secchi potete tirare, ma non eccessivamente. Bisogna fare attenzione, si rompono chiaramente. Il lavoro va fatto senza fili, perché altrimenti che lavoro è? O si fa originale oppure gli artifici non fanno parte della tradizione. Se mettessi un filo collegato, girato, sarebbe semplice. Ma una volta si facevano così. Vedete che bella treccia. Ok.